Presidente, io vorrei ricordare Marco Pannella però alla fine non con una lacrima, ma con un sorriso, perché se è vero che, come lui spesso diceva, la vera politica non è l'arte del possibile, ma quello di rendere possibile l'impossibile, allora io penso che lui ci lasci effettivamente, d'accordo o meno, un solco entro il quale dirigere evidentemente anche le idee, e lo rinnovo, anche se spesso in disaccordo. E quindi lo salutiamo con un a subito, caro Marco, perché tra tutti i crimini il più grande è quello di stare con le mani in mano. Grazie, Presidente. Ringrazio. Adesso chiede di intervenire il deputato Daniele Capezzone, prego. Signora Presidente, depongo anch'io i sassolini della memoria e della gratitudine per gli anni che ho avuto l'onore di trascorrere accanto a Marco Pannella dal 98 al 2006. Due osservazioni. La prima, vede, per conoscere e capire un artista come Picasso, magari, occorre studiare i suoi periodi. Quello blu, quello rosa, quello africano, il cubismo, eccetera. Ecco, anche Marco, pur nella continuità assoluta di alcune linee guida, in primo luogo le regole, la democrazia, lo Stato di diritto, ha avuto tanti periodi, tante stagioni. Sarei intellettualmente disonesto a farne prevalere uno solo, quello in cui mi riconosco di più. Ma allo stesso modo non credo aiuti la comprensione storica e politica, come a volte è avvenuto in questi giorni, espungere e per così dire rimuovere una stagione. Mi riferisco al lungo arco che va dal 92 al 2005, quando Pannella, accanto alle grandi e tradizionali battaglie per i diritti civili, tentò un'operazione mai provata prima in Italia con quella completezza di visione. E non si tratta solo di economia, è stato molto di più, un tentativo di rivoluzione liberale a tutto tondo su istituzioni, modello anglosassone, economia e giustizia, con un appello diretto al ceto produttivo e a tutti gli outsider rispetto all'Italia dei garantiti, e anche con un attacco politico allo status quo, al vecchio sindacato, alle ossificazioni corporative, alla foresta pietrificata della società italiana, sia consentito in primo luogo alla sinistra più vecchia. Da quella stagione potevano scaturire due esiti alternativi ed entrambi sarebbero stati un successo per l'Italia, la nascita o di una sinistra liberale davvero nuova o di una destra liberale e riformatrice di matrice thatcheriana. Non è successa né l'una né l'altra cosa, purtroppo. E occorrerà riflettere sul perché. Assenza di libera circolazione delle idee, inadeguatezza degli interlocutori politici, errori di Marco e di chi, come me ed altri, gli è stato vicino in una parte di quella stagione. Ma lui ci aveva provato e aveva visto giusto. La seconda osservazione, più personale, se è consentito. Marco non era un santone, come grossolanamente dicevano alcuni dei suoi avversari. Non era certo un santo, ma soprattutto, consentitemi, non era un santino, come alcuni lo hanno ricordato in questa settimana. Da qualche parte ho colto un desiderio di normalizzarlo, di omologarlo, scegliendo sempre le parti più politicamente corrette, secondo i canoni di alcuni, della sua complessa biografia politica. Errore grave, secondo me. Marco prese molto sul serio il monito di Pasolini contro il conformismo e l'incoraggiamento del poeta ai radicali ad essere sempre irriconoscibili nel senso migliore del termine. Non dimentichiamolo mai. Grazie. Grazie, deputato Capezzone. Ora interviene il deputato Tancredi Turco, prego. Sì, grazie. I politici di ogni schieramento che per decenni hanno osteggiato le battaglie di Marco Pannella, dopo la sua morte si sono scoperti quasi tutti pannelliani.
Giornali e televisioni sono stati invasi da un profluvio di apprezzamenti su di lui. Ha avuto quasi più visibilità mediatica da morto che da vivo. E ora siamo tutti qui a fare a gara per dimostrare quanto gli siamo grati per come è riuscito con le sue battaglie a far progredire i diritti civili in Italia. Peccato che Marco Pannella sia morto e questa vuota commemorazione parlamentare non abbia senso se oggi qui, tutti insieme, non decidiamo di portare avanti l'approvazione di almeno una delle battaglie che lui ha combattuto per tutta la vita senza riuscire a vincerla. Per questo mi rivolgo a tutti voi.